Ciao a tutti, allora io volevo, ho una quantità di prodotti per cosmetici che praticamente invade tutti i miei spazi, al che ho deciso di smaltirne una parte, anche se non sono prodotti nuovi che andate a vedere che io apro, ve li faccio vedere uguali utilizzati, così avete più prodotti da visti e se li trovate avete un'idea di che cosa. Di come funzionano. Uno dei prodotti che avevo aperto era questo, che come vedete, anche se sono al contrario, sono dei patch per unghie. Questi patch per unghie, adesso vi faccio vedere la fantasia, li ho comprati al 99 centesimi e sono fatti così. Vedete? Sono fatti così, hanno questa fantasia. Se voi notate, è l'immagine di Bashi. Sono 7 patch per due, insomma, quindi sono 14 in tutto e io ho le unghie così piccole che in genere ne uso uno per due unghie. Vedo che avevo lasciato fuori questo, non so esattamente perché io non credo il mio pollice entri qua, ma insomma, vediamo un attimino come avevo fatto e lo cerco di rimettere su tutte le unghie. Ve ne faccio vedere uno o due e poi vi faccio vedere le unghie finali perché tanto sono tutte uguali. Questi patch non sono patch particolarmente buoni, nel senso che non sono di smalto e non durano un granché, essere sinceri. Mettiamo che questo qui sia per il medio, ok? Ve ne faccio vedere uno. Allora, lui è fatto così, quindi si spella dietro. Lo attaccate, lo appiccicate e poi sopra ha un'altra pellicola da togliere. Ha sopra un'altra pellicola da togliere, se ci riuscite, è un'impresa quasi epica, che rende questo strato di sotto molto più malleabile e molto più adattabile all'unghia. Ovviamente, come tutti questi casi, poi andate a togliere l'eccesso con la limetta, così fate aderire molto molto meglio, al meglio che voi riuscite, e poi sopra date il top coat. Vi faccio vedere in fondo le unghie finali e vi dico cosa ne penso. Io, come vedete, purtroppo al mignolo ho un eccesso da tutti i lati, ma quello era il patch più piccolo e questo è uno dei problemi di questi patch. Allora ragazzi, qui avete, questo è l'avanzo, sono tre cosini e il risultato è questo. Questa è la mano con i patch, quelli su misura, e questa è la mano con i ritaglini. Come vedete, questa è venuta leggermente peggio, mentre questa è venuta ovviamente leggermente meglio. Ora, una cosa vi volevo far vedere, però è se mi riesce farlo mettere a fuoco. Vi volevo far vedere che questi qui tendono a fare questi patch qui tendono a fare moltissime grinze, vedete? E non sono affatto belline da vedere, ma perché questo tipo di patch qui che con questo comprato, ripeto, al 99 centesimi, non aderisce bene all'unghia, non ha tanto collante sotto e quindi tende a aggrinzirsi. Io poi ci ho messo 70 litri di top coat per cercare di sbiacciarlo il più possibile, però tende comunque a rialzarsi leggermente. L'effetto è questo: sono carini, però non si capisce affatto una volta messi sulle unghie così corte che erano dei baci, secondo me, così sembra una trama, diciamo,
senza un motivo vero e proprio, insomma, sembra una cosa astratta, diciamo, però va bene uguale, sono carini, non durano tantissimo, anche applicarli tendono molto a spaccarsi, ci sono già dei piccoli danni, per esempio qua in cima, però la cosa peggiore di questi è proprio il fatto che rimangano molto molto grinzosi sull'unghia. L'effetto sarebbe carino, per 99 centesimi andrebbero più che bene, l'unica cosa veramente brutta è questo effetto grinzoso che non riuscite, io non sono riuscita a toglierlo anche se pigiate molto per farli aderire eccetera eccetera, io non sono riuscita a togliere in nessun modo. Poi non so, comunque questo è per 1 euro, non vi ci, per 99 centesimi non vi ci rovinate. Però non sono di buona qualità se li trovate al 99 centesimi, cosa è forse anche un po' scontata, voi che dite. E vi mando un saluto. Ciao! Ciao! Sono messi ieri e oggi siamo in queste condizioni qua. Questi sono abbastanza a posto, però inizia a saltare qui la parte in cima, perché come vi dicevo, questi patch non aderiscono benissimo e quindi tendono un po' a spellicciare e poi a far saltare dei pezzettini. Ne manca anche un piccolo pezzettino qui. L'altra mano, che è la destra, è messa decisamente già peggio, perché stamattina questa unghia qui, per esempio, aveva tutto il pezzo che non vedete più rialzato, e io ho provato a rimettere sopra e sotto del top coat, però non c'è stato verso di appiccicarlo e è saltato, e anche qui si è sciupato e anche qui è saltato. Quindi voi calcolate, questi patch dureranno pochino pochino. C'è anche da dire che questi patch non sono di smalto, sono un adesivo e quindi non sono niente di che. Però per esempio, costando 1 euro, se voi avete una serata, secondo me sono carini. Se poi li volete portare un mese, non reggano. E ovviamente non considerando il fatto che c'è un po' di bolle, però il giorno dopo, tipo, le bolle tendono a essere re meno. Ci sono ancora, però si sono un po' sbiaccicate. Ciao. Allora ragazzi, vi faccio vedere le unghie dopo, insomma oggi è il terzo giorno che ce l'ho e anche l'ultimo. Questa è la sinistra, qui mi è partita l'unghia, qui si è rotta, qui si è sciupata. E per non parlare di qua è proprio un macello, qui è andata via tutta l'unghia, qui è andata via mezza unghia, il mignolo è sciupato, l'anulare è sciupato, il pollice è sciupato. Per cui adesso le tolgo. Hanno retto poco poco, però costano anche poco poco. Se li trovate e le volete per una serata, dovete avere un attimino pazienza, incollarle al meglio che vi riesce. Poi le rimuovete dopo 2 giorni. Il vantaggio è che, lasciate perdere, qui sembra che ci abbia l'unghia danneggiata, non è vero, è che c'è. Avevo tentato di rincollarla col top coat, come vedete, insomma, l'unghia, le unghie sotto sono sanissime, è solamente come applicare un grosso adesivo sull'unghia. E niente, adesso andrò a rimuoverle. Lì per lì oggi, siccome la sinistra era messa bene, avevo pensato di togliere queste tre della destra e tentare di incollarci a misura quelle un po' più grandi di adesivi, che sono quelli rimasti, ma adesso sono praticamente rotte tutte, quindi lascerei perdere, le toglierei. Ciao. Ciao! Oggi vado a usare quest'altri. Questi sono dei patch di H&M, si chiamano Glow in the Dark e sono 24. Costavano 3,95 euro e non mi sembra ci siano grandi istruzioni interessanti sulla confezione. Ci sono i classici: scegli il patch della grandezza dell'unghia, taglialo, applicalo, limalo e basta. E sono molto molto carini, erano in questa confezione di plastica, li ho già usati una volta, sono fatti così, questo è ancora chiuso, mentre questo era quello che avevo usato l'altra volta. Sono molti, quindi riuscite a farci diverse applicazioni, secondo me.
li vado a mettere e poi vi faccio vedere il risultato finale. Allora, queste sono le unghie fatte. Come vedete, anche in questo caso ci sono tanti punti in cui l'adesivo non ha aderito bene. Oggi la macchina fotografica non sta collaborando, tipo qua in cima. E in questo caso gli adesivi non sono fatti, e in questa mano qui a maggior ragione c'è tanti punti in cui sono rialzati. Anche in questo caso l'adesivo non è molto ben funzionante. E il disegno sarebbe molto carino, fra l'altro le stelle si illuminano al buio, però credo che durerà pochissimo perché mezza unghia è veramente sollevata, insomma c'è tanti punti in cui non ha aderito. Ci ho anche messo tre strati di top coat sopra, ma proprio non aderisce. E non so se perché io ho sempre un po' di difficoltà a trovare il patch della grandezza giusta per le mie unghie, perché sono piccolette, quindi va a finire che le devo ritagliare un po' su misura a mano. Però comunque tutte le unghie hanno questo problema, forse quelle un po' più grandi un po' meno, tipo i pollici, però insomma. Quindi in questo caso il pacchettino ha tanti patch, ci fate le unghie più di una volta sicuramente, e sono patch che non hanno problemi di pellicole o che sono, cioè non hanno protezione, quelli altri di 99 centesimi avevano l'adesivo sotto e sopra a protezione, mentre questi sono semplicemente incollati sulla plastica. Chi vince, secondo me, fra i due vincano quelli di 99 centesimi, perché credo che entrambi dureranno poco. Poi magari nei prossimi giorni ve li faccio vedere, ma io non so se reggano nemmeno a stasera, perché sono, cioè, non sono nemmeno tanto belli da vedere appiccicati così sull'unghia. Gli altri l'ho portati 2 giorni, però costano 99 centesimi, questi costano quasi 4 euro. Sono più bellini come disegno, mi piacciono di più, però il risultato sull'unghia è bruttino. Vi mando un saluto. Ciao! Ciao! Allora, vi volevo far vedere le unghie. Guardate qua, questo è il secondo giorno. Cioè, me le sono messe ieri pomeriggio e questo è quello che è rimasto. Mi si sono ridotte così perché la parte alta non aveva aderito all'unghia. E ecco, sia di qui che sulla sinistra l'unico salvataggio è il mignolo. La sinistra alle solite è un pochino meglio, però è messo molto molto male. Io questi patch qui, mi dispiace, ma li devo strabocciare per questo motivo, nel senso sono durate pochissimo, meno di una serata e meno di un giorno. Credo che i prossimi, perché ne ho ancora per un paio di applicazioni, li userò mettendoli solo su un paio di unghie e poi basta, dando lo smalto, uno smalto nero, bianco, o deciderò, in modo da cercare di lavorare molto bene su quelle unghie lì, il patch, magari tagliarlo più possibile a misura dell'unghia e via. Comunque, questo è il risultato. Ciao!